non possiamo dimenticare il tributo di sangue di un agente di polizia penitenziaria, all'epoca vigilante, vigilatrice, e non possiamo non rintracciare nelle parole deliranti che lo condannarono a morte le medesime parole deliranti che ancora oggi il terrorismo rosso, fra questi cospito, cerca di lanciare dall'esterno. Ancora oggi ci rendiamo conto che queste persone sono pericolose anche se private della libertà, ancora oggi ci rendiamo conto che il carcere duro è l'unica risposta che possiamo dare a questi neurodeliri di questa gente. Senta, le opposizioni chiedono le sue dimissioni, perché dicono non è opportuno che lei rimanga nel suo ruolo, visto il fatto che è stato rinviato al giudizio. Cosa risponde? Sono la 101esima richiesta per il 101esimo rappresentante del governo. Cioè lei non ravvisa un tema di opportunità? Assolutamente no, io ravviso il tema. Io sarò uno dei pochi imputati che andrà a processo giocando nella stessa squadra del pubblico ministero, che ha chiesto l'archiviazione una volta e il proscioglimento due volte. La vera opportunità è che il Movimento 5 Stelle chieda le dimissioni di una persona che ha difeso il 41 bis, il carcere duro per terroristi, camorristi, mafiosi, ndranghetisti. Quindi lei lo rifarebbe, sottosegretario? Ci sono cose che vengono prima del processo, se sei un uomo, sì. Ci aspettava di quel giudizio? No, evidentemente no, e non me lo aspettavo né io né il pubblico ministero. Ma lo considera un attacco lei questo, sinceramente? C'è un accerchiamento? Non penso né ad accerchiamenti né attacchi, e ovviamente la vivo come una profonda ingiustizia, ma ci sarà una sede, quella processuale, dove far emergere in maniera ancora più cristallina la mia innocenza. Lei conferma di non sapere delle limitazioni del segreto, vero? Perché il PM dice che quello che mancava era l'elemento soggettivo, ovvero la sua consapevolezza. Il PM ha fatto una lunga e enorme ricostruzione alla quale mi associo in termini di subordinata. In principalità ritengo che non vi sia nessun elemento segreto. La legge indica tassativamente ciò che è segreto, non è indicato come segreto, non mi perviene come segreto, e siamo in quella nazione strana dove lei, con altri suoi colleghi, ciclicamente, ogni due o tre mesi, si straccia le vesti perché non è stata desecretata Ustica, non è stata... Qua c'era una cosa non segretata, io avrei dovuto segretarla. Però per esempio altri facciamo pace col cervello. Bonelli, facciamo non pace. Sono state date le stesse informazioni. Identiche. Bonelli sostiene. Identiche. Eh no, Bonelli può sostenere quello che vuole sostenere. Alcune parti, ma la risposta cancellare. È cartacea. Lui ha fatto una domanda di accesso agli atti in senso della 241 del 90, non era la procedura corretta. Cioè c'è un errore di forma. E hanno, mi può consentire di terminare? Prego, prego, e hanno riqualificato la sua sbagliata richiesta come atto di sindacato ispettivo e quindi hanno conferito quanto richiesto. Quindi lei conferma di non sapere che lì c'era un segreto ed una limitazione, come ha affermato? È diverso, io confermo che lì non c'è un segreto. Grazie. Quindi da quando è accaduto 40 anni fa? Secondo lei non sono cambiate le parole deliranti che cercava di dire Cospito dagli istituti, perché uno degli ultimi pezzini che ha fatto uscire Cospito era: bisogna fare il salto di qualità, non assaltare le strutture dello Stato ma gli uomini dello Stato. Cosa vuole dire? Le divise? E allora se tu, privato della libertà, quel poco che ti rimane lo usi per dire che bisogna attaccare le divise fin quando c'è Del Mastro, e laddove la scelta sia politica, poi ci sarà quella dei magistrati che non contesterò mai, non c'è dubbio alcuno sul fatto che non possa essere revocato il 41. Alla richiesta delle opposizioni di dimissioni cosa?